Luigi Miranda, prego. Ma nei primi 100 giorni mi batterò finché venga finalmente risolta la questione dell'aeroporto Gino Lisa, che è l'occasione di sviluppo per la nostra terra di Capitanato, una terra che è attrattiva rispetto al Molise, alla Basilicata, al Beneventano, alla Vellinese, al Nord Varese, a tutta la nostra provincia che ha distretti turistici, quelli del Gargano, del turismo religioso, del turismo enogastronomico e del turismo archeologico e che purtroppo non ha l'aeroporto. Ditemi voi se non ha diritto la nostra città ad uno scalo aeroportuale. Chi può averne? Poi il secondo provvedimento sarà senz'altro quello della riapertura del teatro Umberto Giordano, un teatro costruito in 3 anni e da 8 anni chiuso per incomprensibili lavori, il teatro più antico del meridione d'Italia, dopo San Carlo di Napoli, che la presenza di un teatro dà un'economia alla città superiore del 3,5% a chi il teatro non ce l'ha. E l'ultimo sarà quello, non in ordine naturalmente di importanza, la riqualificazione di tutti